Ieri notte, dicevamo, c'eri tu, una cerimonia molto sentita, lo abbiamo sentito anche nelle parole del sindaco Biondi, nonostante, insomma, in presenza ci siano state ben poche persone per le restrizioni del Covid, ma insomma la notizia è stata anche rilanciata sui social perché tragedie di questo genere non si dimenticano affatto. Assolutamente, Anna, buon pomeriggio a te, naturalmente agli amici che ci ascoltano in diretta al TG8. È stata una notte particolare quella appena trascorsa, perché comunque per L'Aquila, per gli aquilani, non solo è una notte particolarmente sentita. Dicevi bene tu, nonostante le restrizioni per il Covid, la cerimonia è stata diversa ma sempre toccante, forse anche di più. A me hanno colpito molto le parole sia del cardinale Petrocchi sia del sindaco Pierluigi Biondi. Il cardinale Petrocchi, che ha inaugurato, diciamo così, la serata delle commemorazioni, nella sua omelia ha voluto anche ricordare le vittime della pandemia, perché è stato un argomento forte toccato proprio dal cardinale nella serata del ricordo delle vittime del terremoto dell'Aquila. E poi le parole del sindaco Pierluigi Biondi, un sindaco che a me è sembrato, come avete visto nel servizio poco fa, un sindaco anche, virgolette, contento di come stanno andando le cose per la ricostruzione, perché io mi aspettavo una risposta diversa, ma il sindaco ha detto: L'Aquila sta piuttosto bene, se ricordiamo come ci eravamo risvegliati all'alba di quel 6 aprile. Tra l'altro, Anna, e qui ti parlo anche un po' dal punto di vista personale, è stata una serata toccante, perché anche a me da aquilano sono tornate alla mente tutte le vicende di quel 6 aprile, quando proprio con Rete 8 andammo in diretta intorno alle 4 e un quarto, un'ora circa dal terremoto, per raccontare una città che si era svegliata completamente distrutta. Ieri tanto silenzio, tanta commozione, ma ancora tanta rabbia per quello che è successo. Poi questa mattina abbiamo visto il servizio di Daniela Rosone, sono continuate le commemorazioni con la Casa dello Studente, con il presidente, anche il presidente della regione Marco Marsilio. Perché? Perché la Casa dello Studente è stato un po' il simbolo del terremoto con le giovanissime vittime. Questo raggio di luce che vi stiamo facendo vedere è stato acceso ieri alle 21 a Piazza Duomo, un raggio di luce diretto al cielo proprio per ricordare le vittime di quel terremoto. Chiudo ricordando quello che è stato l'appello del sindaco, raccolto alla grande in tutta Italia. C'è molta sensibilità in Italia su questa data, quella del 6 aprile, quella di accendere proprio una luce sui balconi delle nostre abitazioni, proprio per associarci a quel raggio di luce che avete visto poco fa nelle nostre immagini, che è un raggio di luce che va in cielo proprio per ricordare le vittime del terremoto. Noi, e dicevi bene, chiudo, Anna, lo abbiamo seguito in maniera diffusa sulla nostra pagina ufficiale, con una diretta che è stata seguitissima ieri sera sui nostri canali social, proprio per far vedere quella mezz'ora intensa dalle 9, ovvero l'accensione del raggio di luce, fino alle 9:30, quando è stato acceso il braciere, per chiudere con le parole del sindaco Biondi. In quella mezz'ora sono state racchiuse le commemorazioni per le vittime del 6 aprile, breve commemorazione per le norme dell'anti-Covid, ma comunque molto intense. Questo magari in attesa l'anno prossimo di poter liberarci almeno del Covid e ritornare tutti in presenza anche a ricordare e commemorare queste 309 vittime del sisma, Enrico, e questo l'augurio anche che ci facciamo. Assolutamente sì, è un augurio che facciamo, vuol dire che ci stiamo liberando della pandemia. Se quello che dici tu dovesse avverarsi, Anna, è un po' l'augurio di tutti noi. Ribadisco ancora una volta, serata molto molto toccante e molto forte. Sono passati 12 anni, ma sembra ieri quella notte del 6 aprile. A te, Anna.